Sonica compiono 15 anni, quindi tecnicamente possiamo già guidare il motorino, non possiamo ancora votare come gruppo, però è un anno meraviglioso. Per noi è innanzitutto un piccolo traguardo. Noi quando abbiamo incominciato avevamo l'unica pretesa di fare la musica che avevamo nel cuore, che ascoltavamo in quel periodo. Dopodiché ci ritroviamo in 15 anni ad aver fatto un percorso abbastanza lineare e siamo ancora qua, siamo ancora amici, abbiamo ancora voglia di fare musica insieme. La fantasia dei popoli che è giunta fino a noi non viene dalle stelle, alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Abbiamo sempre scherzato dicendo che un matrimonio moltiplicato alla quinta, quindi come ogni matrimonio per funzionare ha bisogno dei piccoli spazi di libertà, qualcuno li chiama corna, qualcun altro no, però in realtà noi abbiamo questa dinamica che si è cristallizzata nel tempo, per la quale seguendo il tour, che in genere è sempre molto lungo rispetto al disco, poi ci prendiamo un po' di spazio per poter riflettere, che a un certo punto ritorniamo alla casa madre, quasi come se un'astronave rilasciasse le navicelle che vanno a esplorare e poi ritorniamo sempre tutti a casa. Il rapporto con la tecnologia di Subsonica è e rimane intenso. Noi, in particolare il lato social, comunque noi l'abbiamo esplorato già nel 96 quando abbiamo cominciato a fare il gruppo. La prima cosa, avendo la fortuna di avere un ingegnere informatico nella band, era stata quella di aprire un sito e di aprire una sorta di bacheca, di chat, quando ancora era davvero primordiale, era l'archetipo di qualunque social network. Quindi il creare una famiglia ormai da così tanti anni ha permesso di avere le persone più vicine, di condividere dubbi, perplessità e successi. Il mestiere di editore è stata una sfida interessante, una sfida peraltro approcciata in un periodo in cui l'editoria ha incominciato ad affrontare quello che la musica ha affrontato 5 anni fa. Giocare a fare l'editore voleva semplicemente dire per me innanzitutto mettermi in un mondo di cui ho sempre avuto stima e passioni. Sono un lettore compulsivo, sono uno scrittore mancato, forse no, però mi piace comunque avere una modalità di espressione che sia diversa da quella della musica. Aprire la propria casa editrice è innanzitutto una soddisfazione, la soddisfazione di interfacciarti con persone, di chiedere, anche grazie all'agenda che comunque negli anni ti sei creato insieme ai tuoi soci, di chiedere alle persone che stimi di poter scrivere per te dei libri. Noi siamo una piccolissima realtà e abbiamo una fetta di mercato che è assolutamente risibile. Ci auguriamo, insomma, di poter continuare ancora per anni così. Sono Busta di Subsonica, voi siete i lettori di Max, anche i guardatori di Max a questo punto. Io vi saluto, buon'estate.